Amiche, amici trans, gay, amici dello Xela, ben ritrovati. Stanno tornando a pescare. Dopo la mattinata in mezzo alla bufera, alla tempesta con Alessandro a Sestri, adesso ci riproviamo, giusto per svuotare la sacca dei bigattini, e stiamo andando alla foce. Ma non lo so neanche se proverò a pescare, perché comunque c'è vento, ci sarà un po' di mare. Vabbè, vediamo un po'. Ci proviamo, al limite imbelino tutti in acqua e non se ne parla più. Se pesco, ci vediamo dopo. Eccoci. Allora, l'acqua è sporca, quindi va bene. Montatura. Ho messo giù un 3 grammi. Ecco, mi è volata via la lenza, aspetta che la riprendo. Allora, montatura 3 grammi senza nessuna sofistica. Pallini grossi, tanto oggi non è sicuramente da branzino. Allora, oggi pallini grossi. Per andare subito sul fondo, galleggiante da 3 grammi, perché comunque c'è un po' di vento che è laggiù. Va bene, abbiamo già pasturato, ora si comincia. A dopo. Per ora niente, ho perso un pescetto che non so cosa fosse, ma niente di eclatante, e ora si è alzato di nuovo il vento. Prima si stava bene, ora si è di nuovo alzato. Oggi è così. Ma giusto per finire bigattini. Mare è molto sporco, infatti andiamo secco di 0,15 senza tanti problemi. Ok, il primo saraghetto è uscito, piccolino, robetta minuscola che rilasceremo, però dopo un'ora e mezza di pesca è uscito lui. Bello. Non è sempre lo stesso, giuro. È un altro che ora rilasceremo anche lui, questo è più piccolo, però mi ha fatto divertire, si è difeso bene. C'è qualcosa di carino. Vediamo di tirarlo su, se vuole, eh? Non so cosa sia, non ho idea. Signori, triste epilogo, si è andato a infrattare sotto la punta, ma era una bestia gigantesca, io non so, non l'ho vista, o era un branzino della Madonna, o un cefalo di un altrettanto santo, perché tirava in una maniera esagerata. Vabbè, dai. Vuol dire che, oppure era un'orata incredibile, perché è sempre stata a contatto qua sotto, dava sia delle testate che delle fughe allucinanti. E niente, questo è andato contro le rocce, ma ha spaccato tutto. No, non potevo minimamente tenerlo, ha fatto quello che ha voluto. Vabbè, però ci siamo divertiti. Allora, è arrivato Joseph? Hai detto? Sì, è arrivato Joseph. Si è seduto qua a fianco a me e ha subito preso un sardo. Dopo che io ho perso il mostro. Che era lui, veramente, tirava come uno squalo. C'era lui testimone, veramente. Veramente una cosa pazzesca. Mi sono avvicinato apposta perché non ho mai visto una cosa che attirava così forte. Vabbè, purtroppo, meno male che te l'hai preso. Un bel saraghetto, dai. Discreto. Speriamo di riagganciare qualcosa di notevole. Galleggiante, è bello, È bello, discreto, dai. Quanto sarà qua? E dopo la bestia di Satana persa, ecco lo sparletto, maledetto, che rilasceremo. Dai, forza, coraggio. Poteva mancare l'occhiata, bella tocca della Madonna, ma pesce minuscolo. E ora lo rilasciamo. Ragazzi, questa devo farvela vedere perché è veramente ignobile. Una mormorona gigantesca che
poi ripresa da sola magari potrebbe sembrare anche grossa. Guarda, wow, oh, che bestia! Un chilo di morbo. Va bene, rilasciato. Eccola lì. L'occhiata volante. A posto. E anche l'occhiata è uscita. Occhiata. Occhiata di 2,5 kg. Una macchina da guerra sai quelle occhiate, eh? Adesso andiamo. Nel frattempo io qua belle tocche e basta, finito. Joseph, ragazzi, ha un altro pesce in canna, abbastanza discreto direi, no? L'hai già vista cos'è? Non ancora? Eccolo! È una mezza sega, eh? Direi sarpa? Sì. Una sarpellotta. Ecco, se entrano queste grosse ti diverti. A legare gli ami. Però beh, attento te, occhio. Devi chiamare Gamattazzi. Esatto, sarpa volante. E va. Colpo 2, mi è cagato addosso. Ah sì, la sarpa ha quel brutto vizio. Porca puttana! E t'ho anche ripreso, La sarpa ha quel brutto vizio. Va bene, dai, questo direi che è l'ultimo pesce della giornata. Ora vado laggiù a vedere di salutare il mio amico Corrado, comunemente chiamato anche come professional. E boh. Ma questa qua ci siamo divertiti. Dalla foce direi che è tutto. E uno va via, che li vedo i gabbiani, uno va via dalla foce e chi ti incontra, chi ti vede? Il sindaco della foce, eccolo qua, professional, il grande professional che sta pescando con una bombarda che ha lanciato stamattina, sta recuperando, sta arrivando adesso, è un lampadario, non è una bombarda quella. Guarda un po', quanto è, 100 grammi? 50, vabbè, leggero, dai. La solita. È ancora quella, non l'hai ancora persa? No, l'ho comprata prima. Ah, ecco. È l'anguilletta. E hai il raglù. Vabbè, c'è il nodino là. Quella, vabbè, il nodino fa fashion. Guarda, dai, ti faccio vedere. Forza. Dai. Ragazzi, scuola di lancio. Pum, allè. Ha preso il ponte di quella nave laggiù in fondo. Ma boccassi adesso il pesce. Beh, lì, ti diverti, hai già i 500 metri di lenza fuori. Grande prof, va bene, dai. Io ho perso il mostro, porco mondo, schifo. Tu almeno prendilo. Non gira niente. Grande barca, cuore. Quando è che andiamo? Barca, beh, guarda che sei veramente. O mi chiami quando non posso. Martedì? Eh no, ora fino a settembre. Fino a settembre, niente, ora poi vado in ferie fra un po'. Vabbè, dai, salutiamo qua. Dunque, siamo giunti alla fine, per fortuna, di questa giornata di pesca. Cioè, non ancora, perché forse stasera vorrò trovare della gente che pesca. Vabbè, lasciamo stare. Allora, alla foce, ragazzi, una cosa veramente... Ho agganciato un pesce, probabilmente era l'orata della vita, perché era incredibile. È arrivata anche un ragazzo a vedere, perché non ci credeva. Allora, un quarto d'ora col pesce in canna. Io non ho mai comandato le danze. Ha fatto tutto il pesce. Andava, veniva, faceva quello che voleva. Io avevo il 14, quindi comunque onestamente l'ho anche forzato abbastanza. Però ha fatto quello che ha voluto. E poi cosa ha fatto? È venuto sotto i piedi. Io cercavo di allungare il braccio per staccarlo dalla banchina in tutti i modi. Niente, non ce l'ho fatta. Era un treno, è andato a spaccare nell'angolo del pontile di cemento. Ragazzi, ho sentito che ha sfregato il filo e si è staccato.
Io non so cosa potesse essere, ma i presenti mi hanno detto che poteva essere un'orata. Io sentivo sia le testate dell'orata e però il pesce che mi faceva anche una fuga disumana. Ha fatto 4-5 fughe, quindi probabilmente era un'orata di 3-4-5, chi non lo so, però delirio ambientale. Bello, alla fine ci siamo divertiti, abbiamo conosciuto, ho conosciuto anche Joseph, ha preso un bel saraghetto, ha preso poi un sacco di occhiatine, eccetera, eccetera. Va bene, direi che siamo a posto, alla prossima. Vediamo un puntino che lampeggia. Chi si nasconde sotto a questo puntino? Lì non ti si vede, Andrea. Non ti si vede. Vabbè, aspetta, c'è Andrea. Aspetta, eh. Oh. Peggio che mai, vedi adesso. Così? Direi di no. Vabbè, dai. Okay. Fidatevi, c'è Andrea. Pace e bene. Pace e bene. Per finire questa giornata di buio. Bullunga tocca che hai visto. Una tocca. Abbiamo la musica, siamo a Sori, abbiamo concluso una giornata di pesca meravigliosa, col pesce della vita perso, ovviamente, porco modo, schifo, e va bene, cominciata stamattina a Sesti Levante nella tempesta, proseguita la fosse e finita a Sori, e ora mi vado a prendere un bel gelato con la signora. A dopo. Te Marco cosa dici? Cosa dici? Non ti si vede, va bene lo stesso. Ciao, un saluto a tutti.